bentornati dal Put Indie alla Milan Games Week. Siamo qua con Tommaso di Caraga. Sono level designer e game designer presso Caraga Games, uno studio di Roma molto giovane. Abbiamo portato Downward al Games Week per la seconda volta. Bene, io l'ho provato anche l'anno scorso, un gioco molto interessante. Vuoi dirci qualcosa di più? Sì, Downward è un'avventura open world ambientata in un medioevo post-apocalittico, dove il giocatore dovrà destreggiarsi all'interno di un mondo devastato, in un contesto medievale, e tramite le manovre parkour più classiche, alcune un po' più nuove e originali, dovrà arrivare alla radice del motivo per il quale il mondo è finito, scoprirlo e vedere se può risolvere questa situazione. Bene. Come è nata questa idea? Insomma, Downward è un progetto molto sul genere, sia come ambientazione che come sviluppo gameplay. Ma dove è stato la scintilla che vi ha portato a creare questo tipo? Il nucleo dell'idea era di fare un Prince of Persia in prima versione. E molti utenti si ritrovano in questa descrizione, anche se la descrizione è veramente più comune, è un Mirror's Edge Fantasy. Naturalmente c'è una differenza di approccio sia con il gameplay di Prince of Persia, in prima persona, sia con quello di Mirror's Edge, perché c'è un approccio molto più platform, molto più metroidvania. Quindi è meno lineare del primo Mirror's Edge, ma meno aperto dell'ultimo. Bene, allora, l'aspetto grafico di Downward sicuramente è una cosa di cui andrete fieri, ma quanto riguarda l'aspetto narrativo ancora non ne sappiamo abbastanza. Può illuminarci un po'? Narrativamente Downward al momento la versione definitiva è uscita il 13 luglio, contiene circa 10.000 parole di localizzazione, però tutto voice acting, quindi tutto doppiato. La storia riguarda questo uomo che si sveglia in mezzo a un canyon, e c'è una donna che ne parla, a mia voce parla, e gli dice cosa fare. Insomma, questo è un primo tutorial, dopodiché lui la incontrerà, scoprirà, crescerà questo rapporto. Lei non è una vera donna, è un spirito. E poi, insomma, non voglio spoilerare alla fine, però ci sono anche altri personaggi, la trama si intreccia, lui la trova di qua, ma è coerente. C'è tantissima lore, tutta la descrizione degli oggetti sono molto importanti, per tutto facoltativo, e ci sono tre finali alternativi in base alla scelta di quale NPC seguire. Bene, e rimaniamo un attimo sul game design. Abbiamo parlato, Downward è molto grande, cioè un open world, non è stato un rischio magari approcciarsi come studio indipendente a un progetto molto ambizioso? Assolutamente, il rischio dello sviluppo indipendente è quello di andare in overscope, ossia di pianificare qualcosa che in realtà non può gestire. Noi siamo riusciti a gestirlo contro le aspettative, sudore, fatica, se ci raggiungono per tutte le cose, e tanta malizia, un po' di fortuna e ci abbiamo fatto. Bene, i lavori su Donno comunque stanno continuando. Posso chiederti se, non lo so, data l'impostazione allora in prima persona, magari una pensatina sul QR ce l'avete fatta? Allora, il gioco è uscito da Access il 13 luglio. Tra l'altro questi giorni in sconto 6,99 euro, stiamo lanciando la gioco. E stiamo ancora lavorando su alcune cose, insomma, vogliamo dare un po' di supporto post-lancio. Abbiamo lasciato la settimana scorsa un update per migliorare le prestazioni, pensare alcune cose. Per quanto riguarda il VR, non ci stiamo pensando, cioè abbiamo valutato, abbiamo anche incontrato con gente che quindi non so se ne occupa, però il mercato VR è molto particolare e Downward poi è un gioco parkour. Parkour e il VR, insomma, spero che non mettiamo il gioco in bundle con un secchio, non è un gioco da fare. Bene, invece parlando delle caratteristiche fondamentali del gioco, ai tuoi giocatori, che cosa gli vuoi dire? Che cosa è che può spingere un giocatore ad acquistare Downward, oltre che a supportare un nuovo studio italiano? Bella domanda. Tosta, eh? Sì, sicuramente Downward ha tanto da offrire a livello di divertimento se una persona sa prendersi il proprio tempo, molto riflessivo. Quello che a me piace di più in Downward, ti posso dire, assolutamente sono le visuali. Da un livello tecnico grafico decente, insomma,
appunto, che si fanno dare, diciamo. Le visuali sono qualcosa che trasmette tanto. Ho lavorato io solamente su quelle, quindi posso dire ogni scorcio è una parte di me che ho messo lì. Quindi se non. Beh, è bello da sentire. Bene, Star Wars da lui è uscito da Rete Arco e adesso avete già in mente altri progetti su dove direzionare le vostre energie creative? Sì, non posso andare al momento. Posso dire comunque che siamo più che in chiacchiera con alcune entità, diciamo, della game industry, per portare il gioco su console, siamo in posto, e, però non è detto che ci vorremmo assolutamente su quello, ma saremo lì, è un mistero. Bene, grazie per il tuo tempo. Grazie a te. Grazie. Allora, dal boot di Indie da Milan Games Week 2017 è tutto. Continuate a seguirci su gamesoul.it e su tutti i canali YouTube, Facebook e Twitter. Ciao ragazzi!